L'Editoradio. Parola ad Umberto Chiariello. Strano destino quello del mercato napoletano. Come si parla insistentemente di Lozano, Lozano smette di giocare. Per fortuna non si è rotto i legamenti, almeno rimane un obiettivo di quel, diciamo, sensibile del Napoli. Mentre proprio oggi uno dei miei pallini fissi, io lo cito da mesi, Veretout, che penso possa venire a Napoli anche perché è un procuratore che con Napoli lavora parecchio, vale a dire Giuffredi, che ha in procura gli Usai e Mario Rui, che probabilmente dovrà piazzare altrove, un giocatore che io stimo molto e che non trova consensi dappertutto, proprio nella sua giornata peggiore, lui rigorista che finora non ha sbagliato neanche un rigore, sbaglia il rigore del pareggio col Sassuolo, la Fiorentina in crisi, perde in casa, Montella un punto in tre partite, Fiorentina allo sbando, Veretout nella sua peggiore partita, oggi l'annuncio sul Mattino, Veretout al Napoli. Quanto sia vero io non lo so, però so per certo che oggi i commenti non sono certo entusiastici nei suoi confronti. Io dico da molto tempo a questa parte, usando un motto latino, est modus in rebus, cioè ci vuole una misura nelle cose. Un giocatore non si giudica da una partita. Veretout è un 93, cioè 26 anni, viene da due annate buonissime alla Fiorentina. Se lo si prende per fare il centrocampista centrale, è un adattato, che lo si sappia prima, perché il centrocampista centrale della Fiorentina era Badel. Lui è stato adattato nel momento in cui Badel è andato via, e non è il suo ruolo. Il suo ruolo è quello di Allan, ma dell'Allan di Sarri, cioè l'Allan che attacca in pressing alto. È uno che ha molta gamba, come qualcuno ha potuto vedere contro l'Atalanta in Coppa Italia, ha molta velocità, è più veloce di Allan, è uno che va nei contrasti e ha un discreto piede e fa anche qualche gol, oltre che essere rigorista. Quindi, se noi pensiamo di sostituire Jorginho, che non ha trovato sostituti quest'anno, con Veretout, sbagliamo, perché un giocatore diverso può fare quel ruolo, più di quelli che attualmente c'è il Napoli, ma non è il suo ruolo. Fornals invece, che ha fatto un gol meraviglioso, che sembra anche questo già quasi del Napoli, può fare molto di più il centrocampista centrale. E allora ecco che prende forma il Napoli a centrocampo, perché oltre ai Fabian Ruiz, i Zielinski, che sono i confermatissimi, si potrebbero aggiungere i Veretout e i Fornals. Ma bastano per un salto di qualità? Perdendo Allan soprattutto, che è un giocatore che secondo me andrà via, anche perché il Napoli dovrebbe raddoppiargli l'ingaggio e il Napoli deve stare molto attento al tetto ingaggio. In difesa sento nomi importanti: Trippier, Tottenham, Mendy, che costa un sacco di soldi. Io credo poco a certi tipi di acquisti, ma se il Napoli finalmente si rivolgesse a due terzini di livello internazionale, ben venga, perché io penso che il Napoli debba ripartire nella sua rifondazione o presunta tale dell'anno prossimo soprattutto dagli esterni bassi, perché nel gioco di Ancelotti sono le vere ali del Napoli. Quindi deve essere gente che sa andare in profondità, che ha gamba, che sa fare la linea 4, e in questo per esempio i Lazzari e gli Ateborro, che hanno gamba, che sanno andare in profondità e sanno anche fare qualche gol, sulla linea 4 c'è qualche dubbio, che visto che giocano con la difesa a 3. Ecco quindi che due profili internazionali di questo tipo potrebbero elevare il livello del Napoli. Ma è tutto un cantiere in fieri, quindi da qui a luglio ne sentiremo tante. Io personalmente sono di quelli che spera che davvero la notizia del mattino sia vera, perché Veretout è un giocatore da Napoli, a mio giudizio.